Dello Savellino, buonasera Simone. Insomma, un Avellino che non riesce ad andare oltre il pareggio stasera in casa della Virtus Francavilla. Dicevamo anche con Tommaso Cancellotti, sicuramente non un campo facile stasera. Sicuramente, però, dall'altra parte l'Avellino purtroppo in questa fase è chiamato praticamente a vincerle tutte e stasera non è successo. Sì, assolutamente. Da qui in avanti cercheremo di usare la rabbia che abbiamo oggi e metterla in campo perché serve una reazione di rabbia. Analizziamo un po' la partita, un primo tempo equilibrato, un'occasione per parte, il palo di Gori, la tua grande parata su Biondi. Nel secondo tempo l'Avellino ci ha provato, però non è riuscita praticamente quasi mai ad arrivare alla conclusione. Diciamo forse un Avellino dai due volte oggi. No, credo che oggi era una partita difficile su questo campo piccolo, col vento forte così. Sapevamo il gioco che avevano gli avversari, basato sulle seconde palle, però purtroppo non siamo riusciti a segnare. Oggi l'Avellino non subisce gol, non succedeva da qualche partita, insomma, importante anche in questo finale di stagione, in ottica playoff sicuramente, ritrovare anche un po' la solidità difensiva. Ti abbiamo visto spronare i tuoi compagni in diverse situazioni pericolose. Ah sì, il fatto positivo è che non abbiamo preso gol, però dobbiamo cercare di farne sempre uno in più dell'avversario, quindi quello che conta alla fine. Sulle tue parate oggi sei contento della tua prestazione al di là, insomma, del risultato? Sappiamo che conta sempre la squadra, però insomma, sei risultato decisivo. Ah sì, fa piacere, però comunque, come ti dicevo prima, quello che conta adesso è reagire subito e pensare subito alla prossima. Grazie mille, Grazie a voi. grazie.